Buongiorno, io sono Anna Maria Luisa de Medici, Gran Principessa di Toscana ed elettrice palatina. Ho conosciuto una simpatica dama di nome Ilenia che dice di essere una guida turistica. Mi ha raccontato che la sua arte è quella di accogliere i forestieri a Firenze e mostrar loro le bellezze della nostra città. Beh, che dire, questa cosa mi riempie di orgoglio. Dice anche che ci sono molte persone che splendono in questa arte e questo veramente mi riempie di orgoglio. Nel 1737, quando mio fratello Gian Gastone morì, dovetti lottare molto contro i nuovi granduchi, la famiglia Lorena, per poter lasciare tutte le proprietà della mia famiglia al Granducato e alla città di Firenze. E sapere che oggi, dopo così tanti anni, ci sono persone che si prodigano, che si danno da fare per poter mostrare lo splendore, tutta l'arte raccolta in questa città, ai forestieri che vogliono venire a scoprirla. Ecco, questa cosa mi riempie di grande orgoglio e di gioia e vi devo dire per questo grazie. La dama Ilenia mi ha anche detto che il Granducato non esiste più ed è stata restaurata la Repubblica. Beh, considerando che ormai il Granducato era in mano a Lorena, viva la Repubblica! Ilenia, questa guida turistica, mi ha chiesto di raccontare la storia della mia famiglia a tutti coloro che la vogliano conoscere, ma io lo faccio con enorme piacere. Sarà bello per me ricordare i tempi passati, anche i miei antenati, i personaggi più importanti della mia famiglia, ma anche quelli forse meno conosciuti, che comunque hanno portato valore e ricchezza alla città di Firenze e al Granducato di Toscana. Lasciatemi usare ancora questa parola, perché per me rimane comunque il Granducato. Mi ha detto che devo parlare dentro a questo oggettino nero, sottile. Sembra quasi uno specchio, perché a un certo punto, ecco, era tutto nero e a un certo punto ho cominciato a vedermi dentro. Ecco, dentro a questa scatoletta nera. Quindi sì, forse è uno specchio. E dice che parlando davanti a questa specie di specchio, molte persone mi ascolteranno e mi vedranno. Trovo la cosa molto divertente, ma voglio fidarmi di quello che dice Ilenia. Certo che uno specchio così piccolo, tutto nero, nessuna decorazione, non so, un po' di diamanti, lapislazzuli, ecco. Posso capire che il gusto dei fiorentini sia molto cambiato negli anni, ma io sono pur sempre la Gran Principessa di Toscana, e è un po' di riguardo. Comunque questa cosa di raccontare la storia della mia famiglia a tutti coloro che la vogliono conoscere mi diverte e mi entusiasma molto. Sarò lieta di raccontarvi tutto quanto, a partire dai primi personaggi importanti della mia casata con Giovanni di Bicci e Cosimo il Vecchio, fino ad arrivare anche ai miei tempi, ovviamente, con mio padre Cosimo III, con mio fratello Gian Gastone e me stessa. Sarà un modo anche per me per ripercorrere i punti salienti della nostra storia e spero vivamente che gradirete questa bella iniziativa di Ilenia, perché credo che sia un modo per rendere omaggio alla mia famiglia che tanto ha fatto e ha dato alla città di Firenze e al Granducato di Toscana. Ah, dimenticavo, Ilenia mi ha detto di dire: iscrivetevi al canale YouTube per seguire tutta la storia e tutti i video. Ora, ignoro cosa sia questo YouTube, ma come vi dicevo, ho trovato Ilenia molto simpatica e mi voglio fidare, e poi vuole far conoscere a tutti la storia della mia famiglia, quindi posso solo che essere d'accordo. Quindi vi do appuntamento ai prossimi video, come dice Ilenia, e spero davvero che gradirete i miei racconti e ovviamente potrete fare domande se vorrete. Sarò lieta di rispondervi. Buona serata a tutti.